Buongiorno a tutti. Bentrovati in questo nuovo video in cui faremo il punto della situazione riguardo il campionato di Serie B e nello specifico punteremo i fari sul Lecce. Dunque il campionato dei salentini è straordinario. Lo certificano i numeri. Primo posto con 46 punti, miglior attacco del campionato, 40 gol all'attivo e seconda miglior difesa con soli 20 gol al passivo. Fatta questa premessa doverosa, andiamo ad analizzare la settimana dei Salentini che si è conclusa ieri con la vittoria, con la netta vittoria sul Crotone per 3-0. Dunque, sapete bene il calendario e a causa dei numerosi rinvii che ci sono stati per il Covid e quindi il calendario è stato riformulato lo scorso dicembre e quindi fino a marzo si giocherà praticamente ogni tre giorni. Dunque, la settimana dei ragazzi di Marco Baroni è, si è aperta lo scorso mercoledì ad Alessandria, è partita terminata per 1-1. Il Lecce poteva anche vincere nei minuti finali. Grazie a Massimo Coda, autore tra l'altro del pareggio dei, dei giallorossi, a 10 minuti dalla fine. Dunque, una prestazione che ha fatto storcere il naso nella tifoseria e anche per gli addetti ai lavori. Sicuramente eh, la squadra aveva numerosi attenuanti. Numerose attenuanti Numerosi assenti, la condizione deficitaria di alcuni Big, lo stesso calendario intasato, e... però, è, è ovviamente, è chiaro che da una squadra forte sarebbe lecito aspettarsi di più. Certo, dobbiamo anche sottolineare la difficoltà del campionato di Serie B. Ogni campo assolutamente presenta numerose insidie, e quello di Alessandra non è da meno. La squadra di Morelo Longo infatti ha disputato una buona partita, una partita aggressiva ed è andata anche in alcune occasioni vicina al, al vantaggio. Il Lecce nel primo tempo, il primo tempo è stato fondamentalmente equilibrato fra le due, fra le due formazioni. Nel secondo tempo poi l'Alessandro è passato subito un vantaggio grazie, a, uh, grazie al gol di, di Gennaro e, tra l'altro inge nell'azione nel, nell ingenuità di Arturo Calabresi, il quale lo sottolineiamo e sta disputando un ottimo campionato al netto di. a, sc a scanso di equivoci e, e niente, partita che poi si è un pochino addormentata fino agli ultimi dieci minuti finali dove il Lecce ha trovato poi il pareggio con Massimo Coda il quale come dicevamo prima è andato vicinissimo al raddoppio proprio allo, allo scadere della seconda frazione di gioco gol negato da, dal portiere piemontese Pisseri autore di un intervento prodigioso Dunque, ieri invece il Lecce ha incontrato il Via del Mare il Crotone, squadra eh, retrocessa dall'A e partita ad inizio stagione con ben altre aspettative. E era lecito aspettarsi di più dai Pitagorici, e un po' perché sono una squadra retrocessa dall'A, un po' per, per gli investimenti comunque ingenti effettuati dalla società purtroppo invece no così non è stato e eh, adesso si ritrovano a lottare per eh, rimanere in serie B dunque partita a, a parte i primi, i primi minuti in cui il Lecce ha un po' sofferto le ripartenze veloci del Crotone è andato vicino al gol con Cargbo L'Ecce poi ha preso coraggio, ha preso campo ed è andato in vantaggio con eh, Massimo Coda, tra l'altro sottolineiamo eh, l'ottimo assist in profondità di Morten Jürmand, ormai una certezza dei giallorossi, il gigante danese in mezzo al campo, non solo in fase offensiva ma anche in fase, fase difensiva. Eh, allo scadere negli ultimi minuti del secondo tempo, e il Lecce poi ha trovato il secondo gol su calcio di rigore concesso per intervento di mano di Cuomo, del difensore Cuomo, che poi, tra l'altro, è, è stato espulso dal, estremo, dal direttore di gara Gherzini. E, e niente, poi secondo tempo, e eh, nel secondo tempo, c'è stato. E nei, nei primi minuti del secondo tempo il Lecce poteva eh, andare vicino poteva fare il 3-0 su un calcio di rigore che poi non è stato inizialmente è concesso dall'arbitro il quale poi è tornato sui suoi passi dopo un check al VAR terza marcatura che è arrivata poi subito dopo grazie a strechezza il gol dei Salentini potevano, potevano essere anche di più, pensiamo alla traversa di Pablo Rodriguez, oppure al, al gol mangiato da Di Mariano, oppure al gol annullato a Massimo Coda a causa di un offside da parte dell'ispanico. Dunque una prestazione positiva da parte del Lecce, tornato in vetta alla classifica grazie complice anche ai eh, mezzi passi falsi delle delle dirette avversarie e niente, prestazione in scioltezza che ha uh, convinto tutti, soprattutto i tifosi, uh, tornati ieri in massa al Via del Mare. Parliamo degli, degli ultra e che ieri hanno fatto, non hanno fatto mancare il proprio sostegno in campo ai ragazzi di Barone. Tra l'altro ricordiamo che la capienza degli stadi adesso è consentita negli stadi è al 75%. Dunque questo è tutto, ci rivediamo la prossima settimana per commentare la settimana del Lecce che si aprirà mercoledì prossimo in casa al Via del Mare contro il Cittadella per poi concludersi sabato in casa del Monza, un big match molto importante.